Gioioso Marea 23 dicembre 11:30, siamo sulla nazionale con il presidente dell'ACIP, Gioioso Marea, Andrea Todoro, ci spieghi esattamente il significato della manifestazione? E ha il ruolo di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di un tema e di un problema soprattutto che è stato, diciamo, da anni il tallone di Achille di questo paese. Perché il voler chiudere la 113 sicuramente crea dei danni a questo paese, crea dei danni sia al commercio sia a tutte le attività e soprattutto anche ai cittadini che per lavoro devono spostarsi per andare a lavorare patti e altre zone, che aggravandosi di spese non indifferenti continuano, malgrado diciamo, le sollecitazioni, questo problema continua ancora a non essere risolto. Allora avremmo voluto sensibilizzare l'opinione pubblica perché partecipi attivamente attraverso, diciamo, una comunicazione che è quella dello spettacolo in maniera particolare, che sia, diciamo, possa partecipare al problema, che vede il problema come un fatto risolvibile, così come noi abbiamo risolto insieme a tutti i cittadini, una grande partecipazione a tutti i musicisti, scusate, una grande partecipazione del tutto gratuita in questa manifestazione, per questo problema. Ci fai una sintesi veloce quello che accadrà oggi? Allora, oggi praticamente quasi tutti gli artisti gioiosani, ne abbiamo molti perché Gioiosa ha un'anima artistica, un'anima da valorizzare, e questo lo chiediamo anche a tutte le istituzioni che possano aiutare questi giovani che hanno voglia veramente di fare qualcosa. Tutti gli artisti gioiosani oggi dimostreranno il loro valore, stanno in questa manifestazione, hanno aderito a questa manifestazione in maniera del tutto gratuita, organizzandosi aggravandosi anche di spese loro personali con gli strumenti eccetera, e hanno, diciamo, voluto partecipare per sensibilizzare il paese e farsi soprattutto anche conoscere. Loro dicono il paese può andare avanti, credono in questo paese e lo dimostrano con l'amministrazione di oggi e con i numeri che oggi faranno, che sono di alta qualità. Stiamo per entrare in una delle pasticcerie storiche di Gioioso Marea, una delle più antiche, la pasticceria Capizzi, e ora cerchiamo di parlare del problema frane, disagi, con Enzo. Dove sei, Enzo? Di solito la pasticceria è piena di gente, siamo venuti in questo momento perché così abbiamo un pochino di calma, tranquillità. Allora, dimmi come si vive il dramma della strada. Buongiorno, io penso che il dramma della strada purtroppo è un problema che abbiamo da parecchi anni. E penso che sia stato ingigantito perché è una scusa, nel senso che non può essere una giustificazione. Vedete voi, oggi abbiamo, grazie sia all'aiuto del Comune anche da parte di noi commercianti, abbiamo organizzato questa piccola manifestazione per far capire che siamo soli, siamo stati lasciati soli in tutti questi anni, e penso che non sia corretto da parte di tutte, da parte dello Stato, da parte delle varie associazioni. Quindi poc'anzi ho detto che è una scusa perché non possiamo prendercela soltanto con la strada. Gioiosa è isolata anche sotto il punto di vista politico, non abbiamo avuto nessuna aiuta da parte del Comune, da parte dei vari assessori, facciamo tutto noi, ma infatti abbiamo... Sì. Cioè, tu mi vuoi dire che praticamente ci ricordiamo del dramma, del problema, dei disagi, quando vediamo che ad esempio frana il costone, giusto? E questo tu l'altro giorno mi dicevi, è una specie di alibi per il paese, perché il paese... Già diciamo che era anche un po' morto prima che accadesse il tutto. Non c'è bisogno della frana o dell'isolamento, qua c'è un problema di mentalità e dovremmo cambiare la struttura, l'organizzazione, dovremmo cambiare un po' tutto. Quindi la strada improvvisamente ci fa ricordare che siamo isolati. La strada è un problema, però non bisogna fermarci qui, nel senso, già i problemi a Gioiosa c'erano prima che accadesse questa frana, quindi appunto ho detto è una scusa, non dobbiamo abbindolarci solo di questo e basta. Però c'è stata una ripercussione per la strada, giusto? Cioè tu puoi quantificare danni anche economici, ci sono, no? Sì, certo, ma tutte le attività commerciali, ci sono parecchi clienti, parte di Patti, San Giorgio, anche le stesse persone di Iaga e Brolo, che passando per Gioiosa vanno a Patti, giustamente non lo possono far più, prendono l'autostrada e quindi Gioiosa è tagliata fuori. Ma non solo noi commercianti, ma penso anche a tutti gli studenti che ogni mattina devono fare chilometri e chilometri, autostrada oppure il giro dalle campagne,
chi lavora anche a patti. Non ti chiedo quanto si perde, ma una percentuale me la puoi dire? In percento quant'è che la strada ha, di quanto ha ridotto? Dal punto di vista economico, io dico che c'è stato il 30-40% sicuramente in meno in confronto agli altri anni, questo sì. Ti ringrazio, questo è un esempio del dramma che si vive a Gevosa per la strada. Allora, controlliamo i danni della strada causati anche ad un altro negozio storico di Gevosa Marea, il negozio Scaffini di calzatura. Yolanda. Elisa. Marcellino. Allora, cerchiamo di essere matematici, per quanto è possibile. Mi puoi quantificare il danno della chiusura della strada? Non ti chiedo in termini di euro, ma in percentuale. Ma io ti dico un buon 15% senz'altro, e comunque non darei tutta la colpa alla strada, sicuramente. Quella c'è una minima parte, perché vuoi clienti di Patti, vuoi clienti di San Giorgio, ma anche perché comunemente chi veniva da Brolo non prendeva l'autostrada per andare in ospedale, per esempio. Quindi capitava, stai passando, guardi la vetrina e ti fermi a comprare, anche da questo punto di vista. Però dico, ci sono anche altre pecche che vanno al di là della frana. La frana è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Qualche altro commerciante ha parlato della frana come di un alibi, cioè pensiamo al problema solamente quando c'è la frana. Concordi? Questo indubbiamente negli anni, negli ultimi 40 anni è quello che si è verificato. Cioè l'emergenza sorge quando realmente siamo bloccati. Ci siamo un po' cullati tutti. Quindi è un problema molto più serio, para Gioiosa. Non è solo la strada, ma ci sono anche altre problematiche di carattere politico e sociale, carenze forse organizzative, strutture. Ma indubbiamente, cioè, per quanto si sia costituita un'associazione commercianti, l'associazione commercianti da sola può fare ben poco. Non possiamo certo finanziare 10.000 euro ad attività e creare qualcosa, cioè deve essere una situazione di collaborazione con l'amministrazione. Siamo con Luigi Gullo, consigliere provinciale, che si trova per sbaglio in giro a Gioiosa, ma tu anche, perché tu vivi anche in parte a Gioiosa, giusto? E visto il paese si è mobilitato perché per il solito problema che a intermittenza ci colpisce, cioè il promontorio di Capo Calavà, dal promontorio di Capo Calavà fino al promontorio di Caposchino, o dall'altro lato quando crolla il lato di Dettore Ciaule. Tu avrai sicuramente una visione complessiva della provincia, tu girerai per la provincia, problemi simili ce ne sono altrove? Problemi simili ce ne sono, soprattutto nella zona ionica, che ha una, diciamo, un'orografia del territorio molto simile a questa qua. Paesi isolati come il nostro? No, paesi isolati in questi termini no, però difficoltà simili ce ne sono, che riguardano sempre le strade statali e che hanno parallelamente la difficoltà di una viabilità provinciale che non è, diciamo, ad altezza della situazione, cioè nel senso che non riesce a smaltire il traffico della statale quando la statale è chiusa. Il problema è sempre il solito. Mancano i fondi, in questo momento si stava aspettando un finanziamento promesso al governo nazionale, qui devo fare anche mia colpa nella misura in cui io appartengo alle forze politiche che governano in questo momento il paese, e per difficoltà della finanziaria questo finanziamento talvolta viene riconosciuto, talvolta invece viene negato, e ci sono delle difficoltà poi per le province che io, tu sai benissimo, sono all'opposizione, ma devo per onestà intellettuale dire che le province si trovano in difficoltà perché non hanno quelle risorse finanziarie sufficienti e anche perché talvolta quelle poche risorse finanziarie che hanno le destinano ad attività, come dire, ludica e non a risolvere problemi di primo interesse, quali appunto la viabilità e l'edilizia scolastica. Io capisco perfettamente che non possiamo coinvolgere la provincia perché non ha responsabilità diretta sulla nazionale, giusto? Non ha competenze. Quindi come dire, di rimando, nel senso che io vivo la realtà gioiosana, come tu hai detto, è ovvio che Gioiosa Marea ha un deficit per quanto riguarda questa precarietà della viabilità, diciamo, della statale, ma manca anche di una risorsa importante qual è appunto la viabilità dell'autostrada, cioè manca uno svincolo. Iniziative in questo senso sono state intraprese anche negli anni passati, anche in occasione di altre frane. E ogni qualvolta il CAS, il Consorzio dello Stato Siciliano, che è, diciamo, l'ente che si occupa di questa porzione del territorio regionale,
viene interpellata per risolvere questo tipo di problema, pone come giustificazione una mancanza, ahimè sempre, di risorse finanziarie. Certo, tu mi chiederai che in questo momento sono in fase di realizzazione, meglio, in una fase di progettazione avanzata, altri svincoli. Questo è un gap che non è ascrivibile a quest'ultimo periodo, perché attiene, è un gap da un punto di vista di programmazione politica, che è, diciamo, riconducibile a qualche decennio addietro, laddove la classe dirigente di allora programmarono nuovi svincoli e forse per una mancanza di peso politico di queste zone, peso politico intendo di mancanze anche di rappresentanti istituzionali, noi non siamo rappresentati alla regione, intendo dire tra i comuni di Patti e Gioia Samarea da parecchi anni, si è preferito privilegiare, e qui non voglio, come dire, aprire guerre di religione o campanilismi con i comuni vicini, si è preferito aprire il terzo svincolo a Capo d'Orlando, che potrà annoverare oltre a Capo d'Orlando Est e Capo d'Orlando Ovest anche Capo d'Orlando Centro, è una realtà importante come Gioia Samarea, laddove poi la programmazione non è soltanto, diciamo, emergenziale, nel senso che bisognava aprire lo svincolo perché si prevedeva che sarebbe venuta a mancare la strada statale, ma perché Gioia Samarea, unitamente ai comuni che fanno parte della Costa Saracena, rappresenta la terza realtà turistica della provincia dopo Taormina e Lipari, e quindi anche da un punto di vista di conto economico, di calcolo economico, un ulteriore svincolo a Gioia Samarea avrebbe rappresentato per il CAS del Consorzio Autostrade un sicuro incremento di entrate, perché se voi pensate che si va a non so qual è l'incremento di popolazione nel periodo turistico che andrebbe ad usufruire di questo svincolo, certamente il calcolo economico sarebbe stato positivo per il CAS e non certamente. A me viene in mente però una cosa che penso che è, cioè è deprimente, il fatto che noi spesso pensiamo al problema strade solo quando il problema strade tocca, quando praticamente restiamo isolati, giusto? Perché non c'è una continuità? Perché dobbiamo sempre aspettare il dramma? Che sino ad oggi non è ancora giusto. Però perché quella strada la percorro non so se tra le 4 e le 8 volte al giorno, e quindi mi vedo al di là che dal punto di vista. Concordi con me sul fatto che non c'è continuità? Guarda, l'ho detto prima tra le righe, il gap è proprio di programmazione, nel senso che è ovvio che questa strada è in condizioni diciamo precarie, e questo non dipende dalla volontà politica di nessuno, ma dalla morfologia del territorio, dalla composizione delle rocce. C'è da dire che dopo la prima scampata tragedia, perché di questo si tratta, quando è venuto meno il lato mare della strada, si sarebbe dovuto approntare un monitoraggio tale che quello che è capitato non doveva essere un'improvvisata, intendevo dire, doveva essere abbondantemente previsto, proprio perché si sarebbero dovuti apprestare tutti quegli accorgimenti che quantomeno, se non erano sufficienti ad impedire diciamo la frana, quantomeno ce lo devono dare con un largo anticipo come preavviso. Quindi questo, sì, anche in questo caso hai ragione tu, cioè non è mancato anche quel minimo di prevenzione che era una delle condizioni di sicurezza minime che bisognava approntare. E la difficoltà è che tu sai meglio di me che in Italia spesso e volentieri è difficile individuare delle responsabilità precise tra ANAS, Regione e quant'altro. Se le rimpallano di solito poi non si riesce a individuare di chi è l'onere e l'onore di certi adempimenti. L'ultima domanda, velocissima. Io vivo le storture della burocrazia siciliana, che è riflesso, ma si accentua qua. Quello che c'è al nord non c'è, questo non so qual è il retaggio, se dobbiamo andare ai Borboni o all'età recente, non lo so. Comunque di fatto quello che c'è qua altrove non accada. Io vivo all'estero ci sono realtà, critiche, ma le critiche le fai sui dettagli, non su proprio qua, parliamo dei fondamentali. I fondamentali della struttura politico-amministrativa siciliana sono, secondo me, da cambiare radicalmente. Tu vivi all'interno e ti vedo, tu lotti per questo, giusto? Ma il punto è qua che rischiamo veramente la vita. Sulla vita sai che non si scherza. Il fatto che ti rispondo col sorriso sulle labbra, ovviamente non è che sono allegro per questa situazione. Ti dico una cosa antipatica, ed è una frase che mi ripeteva il mio professore di scienze delle finanze, con riferimento alla burocrazia. Il burocrate che lavora e il burocrate fannullone, il 27 del mese, entrambi prendono la stessa cifra. Il problema si è posto a livello nazionale, si sono approntate
novità legislative che in Sicilia abbiamo difficoltà non già a reperire, ad applicare. Tu comprenderai benissimo che l'elemento politico ogni 5 anni può mutare. C'è il popolo, chi vota di tanto in tanto, ha la possibilità di cambiare. L'apparato burocratico è sempre quello. Se ci sono delle inefficienze, sono per lo più ascrivibili all'apparato burocratico e a quella parte dell'apparato politico che non è stato capace di reperire quelle norme, di recepire quelle norme che altrove hanno consentito anche una sorta di spoil system anche per quanto riguardava l'apparato burocratico. Perché, ripeto, il burocrate fannullone e il burocrate che lavora alla fine non hanno gli stessi soldi.